Fa ancora discutere la gaffa agli Oscar del 2017 che ha visto Warren Beatty declamare come vincitore della statuetta per il miglior film La La Land, anche se in realtà il premio spettava interamente a Moonlight. Colpa della busta sbagliata, ha ammesso subito il povero e incolpevole Warren, che si è ritrovato tra le mani il foglio che annunciava il vincitore precedente, vale a dire Emma Stone, protagonista appunto di La La Land. Appurato che Beatty non c'entri assolutamente nulla con la gaffe, resta da capire come sia stato possibile un errore simile nel corso della premiazione più seguita e importante dell'anno. La PwC, PricewaterhouseCoopers, società che si occupa del conteggio dei voti degli Oscar da 83 anni, si è presa tutta la responsabilità dell'accaduto, sostenendo che ci sono state infrazioni dei protocolli stabiliti che hanno portato al grave malinteso. Brian Callinan della PwC ha per errore dato a Warren Beatty e Faye Dunaway la busta che eleggeva la migliore attrice protagonista al posto di quella del miglior film. Si legge in una nota diramata dalla PwC su Twitter. Una volta accaduto ciò, i protocolli per correggere l'errore non sono stati seguiti abbastanza in fretta da Callinan o dal suo partner. Siamo dispiaciuti per il disappunto del cast e della troupe di La La Land e Moonlight, prosegue ancora la nota, che poi si conclude così. Per 83 anni, l'Academy si è fidata ciecamente della PwC e della nostra integrità. La scorsa notte, tuttavia, li abbiamo delusi.